cioè noi dobbiamo dare la possibilità ai giovani, ai nostri figli, di non essere obbligati a emigrare, dobbiamo dare la possibilità ai nostri figli di avere delle opportunità nel mezzogiorno, nelle proprie terre, nel proprio territorio. E questo secondo me lo dobbiamo fare tutti insieme. Lo dobbiamo fare noi, associazione di imprese, lo devono fare le imprese, lo devono fare le istituzioni e quindi la politica. Ecco, noi non vogliamo sollecitare, noi vogliamo discutere con loro quali strumenti poter utilizzare, quali sono i migliori strumenti per poter dare queste opportunità ai nostri ragazzi. Più che favorire il settore dell'artigianato, si tratta a noi, è il primo incontro che abbiamo in Calabria e sul nostro territorio con i parlamentari. È importante che i nostri parlamentari sappiano cosa pensa l'imprenditore calabrese, in particolare per me, l'imprenditore artigiano. Quindi le proposte che vengono fatte a livello nazionale sono proposte che interessano anche la regionale. Quindi l'incontro che noi abbiamo oggi è un incontro che secondo me bisogna farlo durante tutto l'anno, ogni mese incontrarsi, sapere quali sono le nostre proposte. Penso che i nostri parlamentari ne avranno anche loro degli impulsi per poter fare proposte positive per il nostro territorio e per l'artigianato in particolare.